Caro Toms, raccontaci tu il tuo successo, la tua esperienza e come nasce il fenomeno Cleo Toms. Ho iniziato nel 2013, ho iniziato a pubblicare video su YouTube semplicemente perché vedevo tante YouTuber che già lo facevano e volevo provare anch'io perché mi sembrava una cosa molto semplice e quindi ho iniziato a parlare delle mie passioni, quindi penso sia stato questo che ha fatto arrivare sempre più ragazze che condividevano le mie stesse passioni. E quando è arrivata la telefonata di Rizzoli e ti hanno detto la tua passione diventa un libro? Sono stata felicissima perché veramente la scrittura ha sempre fatto parte di me, però nel periodo in cui ho iniziato la mia avventura su YouTube ho preferito appunto concentrarmi sui video, sulle foto, sulle immagini e poter appunto tornare alla scrittura e anzi realizzare un libro, un romanzo, per me è stato veramente fantastico. E queste folle festanti fuori che sensazione ti danno a 19 anni? È ancora incredibile, super emozionante, ogni volta che devo iniziare un incontro sono molto emozionata, molto in ansia perché ho paura di quello che potrà accadere, nel senso magari non piacerò, magari dal quando mi vedono dal vivo è tutto diverso, invece sono sempre super dolcissime, anzi anche dolcissimi perché ci sono anche ragazzi e mi accolgono veramente sempre con tanta felicità, tanto amore, quindi ogni volta è sempre bello andare in giro per l'Italia per incontrarle. Raccontaci un po' di questo libro. Il libro parla, la protagonista è una ragazza di 16 anni che vive tante avventure proprio perché alla fine capisce che deve lasciarsi andare, lei è molto timida e grazie alle varie esperienze che vivrà, alle persone che conoscerà, capirà che grazie alle piccole cose della sua vita può apprezzare proprio ciò che le accade, quindi può avere una vita speciale anche se non è niente di così straordinario, ma la magia sta proprio nelle piccole cose, nelle persone che conosci e nelle esperienze che fai e come riesci tu pian piano a crescere. Un messaggio brevissimo, stile Twitter per tutte queste ragazze e per tutti i tuoi fan. Vi saluto, vi mando un bacio enorme e vi ringrazio tantissimo per sostenermi così tanto.